United Abilia vuole cercare di accomiatarsi dal proprio pubblico con una vittoria convincente, cercando di chiudere questo campionato che l'ha vista protagonista fino all'ultimo, ma alla fine la Fortitudo Futsal Pomezia sarà probabilmente la squadra che andrà direttamente in Serie C2. La United Aprilia ha combattuto fino all'ultimo, ma probabilmente non riuscirà a ottenere questo risultato. Vuole però tentare di chiudere nel migliore dei modi questa sfida contro l'Atletico Rocca Massima. E inizia subito a sprombattuto la formazione di casa con questa rete in apertura da parte di Di Giorgio, che riesce a raccogliere un bel suggerimento da due passi a trafiggere il portiere di Cesare della formazione di Rocca Massima. Poi insiste ancora la Aprilia, che ha un inizio davvero sfavillante, 2-0 di Pompili, diagonale chirurgico, e nulla da fare per il portiere dell'Atletico Rocca Massima. Continua a spingere senza soluzione di continuità la formazione di casa, ancora Di Giorgio protagonista, poi cerca di spezzare questa assedio, questa pressione la formazione ospite, tentativo che è andato a vuoto da parte di Masullo. Poi c'è stata la rete del 3-0, diagonale perfetto di Ricci, la Aprilia dunque mette in cassaforte il risultato, ma continua a spingere il piede sull'acceleratore, altra occasione che è stata vanificata per poco. Poi arriva questa staffilata di Galieti, bellissimo gol, 4-0, poker servito, ma la Aprilia non è per nulla paga di questo punteggio e continua a tirare in porta. Ancora un doppia conclusione da parte di Giorgio, che poi pesca Galieti, che non è riuscito però, scusate, Cianfanelli, che non è riuscito però a correggere da pochi passi. Ancora Di Giorgio, piatto sinistro da due passi, non perdona il portiere dell'Atletico Rocca Massima, e sono 5. Adesso lo score sta diventando pesantissimo, un po' tutti i giocatori della Aprilia vanno a segno, anche Chris Cuolo adesso, che da due passi ride anche perché si è trovato proprio sulla traiettoria di tiro del compagno. 6-0, poi Chris Cuolo riceve ancora un pallone d'oro da Pompili e segna addirittura il 7-0. Poi c'è stato questo tiro in porta da parte della formazione ospite e continua a premere ancora la Aprilia, che vuole davvero cercare di arrivare alla doppia cifra e ci arriverà. Tanto ha realizzato anche il gol dell'8-0 Ricci da due passi. La difesa dell'Atletico Rocca Massima proprio non riesce a contenere le sfuriate di questo centravanti, ovvero sia Di Giorgio, che arriva addirittura a segnare il 9-0. E poi c'è anche gloria per Pignatiello, che riesce a realizzare la decima rete per la formazione di casa. A questo punto c'è una reazione con questo autogol che è stato siglato dal giocatore dell'Aprilia, 10-1, e c'è stato anche questo palo colpito dal numero 4 Galieti, che continua a cercare la via della marcatura, alla fine la trova con questo diagonale perfetto e siamo 11-1. Arriva poi il gol del 12-1 da parte di Cianfanelli da due passi. La Aprilia vince, domina questa sfida contro l'Atletico Rocca Massima.